Ebbene sì ragazzi, per chi l'ha già visto su Instagram, perché non mi segue, @FrancescoColombo18, avrà già visto qualche spoiler di questo kit, ma eccolo qua nella sua interezza, maglia più pantaloni, completo realizzato da Axe, personalizzato esattamente come volevo io, quindi grazie mille Gianmaria, mi piace tantissimo. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, se vi piace, cosa cambiereste e se magari lo volete per un kit replica, chi lo sa. Dopo un bel allenamento al Begua, come avete visto, è iniziato a piovere purtroppo, ho fatto ancora qualche giro per l'allenamento. La bici, come vedete, è tutta sporca, ma io adesso ho la mia valigetta nuova della Knit, che non è una valigetta ma è un'idropulitrice portatile, ragazzi, incredibile. La tecnologia è andata avanti, passi da gigante, abbiamo un'idropulitrice che non ha bisogno della corrente elettrica ma ha una sua batteria e quindi grazie a una semplicissima tanica piena d'acqua riusciamo a lavare la bici. Adesso vi faccio vedere come. Oltrix mi ha mandato questa idropulitrice portatile della Knit, non vedo l'ora di provarla perché secondo me potrà tornarmi veramente utile durante le gare. Semplicissima, è una scatoletta con all'interno l'idropulitrice minuscola con il suo attacco e qua abbiamo una canna dell'acqua da collegare direttamente a una tanica, in questo caso da 20 litri che ho appena riempito. Andiamola subito a montare, semplicissimo, si incastra in questo modo la prima lancia e anche la seconda lancia. Poi abbiamo anche una torcia da mettere qua sopra, oggi non la userò perché c'è luce, però questa è testimonianza del fatto che è studiata proprio per le emergenze, magari finiamo di girare, non c'è l'acqua perché chi lo sa non va più il lavaggio, c'è un problema alla rete idrica, con la nostra luce, anche se c'è buio, possiamo comunque lavare la nostra bici. Altri pezzettini di ricambio delle guarnizioni e da questo lato invece abbiamo la canna dell'acqua da collegare direttamente alla nostra tanica. Da questo lato la attacchiamo con un semplice innesto anche per le canne dell'acqua normali e di qua abbiamo l'altra parte della canna con il suo filtro utilissimo che lo vado a inserire semplicemente dentro la tanica. E voilà! Questa invece è la batteria portatile, piccolissima, c'ha il suo caricatore e carica veramente in maniera veloce e si attacca qua sotto. Una volta inserita la batteria è pronta all'uso. Ok, come avete visto si è lavata benissimo la bici con l'uso di un semplice Makoff più una spazzola, è venuta perfetta come se l'avessi lavata con la canna. La pistola in sé è semplicissima da usare, basta una canna che vi danno già in dotazione più una piccola tanica piuttosto che un laghetto, un bacino, perché il tubo c'ha il suo filtro, quindi comodissimo. Oppure se avete già una fonte di acqua come un rubinetto la potete collegare perché l'idropulitrice ha l'attacco standard. Idropulitrice piccolissima, leggera, smontabile in un secondo, la batteria è ricaricabile, una bici ha consumato una tacca su 4 di batteria, quindi si possono lavare anche più bici con una sola carica di batteria, straconsigliata. E vi consiglio anche di seguirmi su Instagram perché proprio oggi c'è il giveaway per aggiudicarsi una di queste fantastiche idropulitrici portatili direttamente dal sito di Oltrix, quindi fateci un giro sul sito, fate un giro sul mio profilo, seguitemi e partecipate al giveaway. Buona fortuna!